Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 17, dal versetto 5 e seguenti, leggiamo: «Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare». In un mondo dove tutto si fa per profitto, anzi, dove si cerca di avere il massimo profitto con il minimo sforzo, si fa veramente fatica a comprendere il fascino della inutilità evangelica. Questa inutilità è quasi una vocazione, sicuramente un dono di chi, avendo scelto liberamente la sapienza evangelica come stile di vita, rende testimonianza di questa scelta attraverso il servizio disinteressato, libero, generoso, da offrire a chi ha bisogno di considerazione, cura e attenzione. Immaginiamo un limone che viene spremuto e utilizzato per le qualità del succo. Cosa si fa poi della sua buccia ormai esausta? La si butta via perché inutile. È quello che fa ogni vero discepolo di Gesù. Dopo aver lavorato, faticato e donato tempo, amore, impegno, dedizione agli altri, egli deve evangelicamente concludere che si è servi inutili. Occorre conservare per sé e ritenere come compenso la sola gioia di essere stati utili per la serenità o il sollievo di qualcuno. E non c'è sindacato al quale rivolgerci per avanzare diritti o denunce il mancato corrispettivo. Il Vangelo, l'amore cristiano, ci chiamano alla gratuità assoluta e alla consapevolezza di essere inutili. Come posso sapere se ho fede? Gesù risponde indicando qual è la misura della fede: essere servo. Proviamo ad avere fede ponendoci al servizio gratuito e disinteressato degli altri, perché chi si gonfia rimane sgonfio, ma chi gonfia un piccolo seme fino a che ne sgorga un albero è solo il Signore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.